Uno sciopero di 24 ore accompagnato da un presidio di protesta nel piazzale antistante la sede della Regione Campania. A fermare tutte le maestranze di impianti, siti, discariche e uffici la SAPNA, Sistema Ambiente Provincia di Napoli, la società interamente partecipata della città metropolitana di Napoli. In concomitanza con lo sciopero al quale aderiscono diversi sindacati, i portavoce della SAPNA hanno chiesto un incontro con un rappresentante della giunta regionale. L'azienda gestisce lo smaltimento dei rifiuti in provincia di Napoli con la gestione diretta degli impianti di Tufino e Giugliano e quella indiretta di Caivano. L'avvertenza è iniziata poco più di 15 giorni fa, il 29 dicembre, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio d'ambito dell'Atto 3 su indirizzo dei sindaci dei comuni interessati, con la quale si individuava una società a capitale pubblico o privato per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti per il segmento dell'impiantistica. Ai nostri microfoni Maria Manocchio, segretario del comparto igiene ambientale della funzione pubblica della CGL Napoli, e Domenico Merolla di FIAL Ambiente Servizi. Oggi è sicuramente solo l'inizio di una mobilitazione che sarà lunga, sarà dura. Noi oggi chiediamo alla Regione Campania, ma chiediamo anche al sindaco metropolitano di intervenire in questa questione per chiedere il ritiro della delibera di Atto 3. Bisogna arginare questa mancanza di interesse per l'ambiente, per le popolazioni e per i lavoratori di questi soggetti pubblici. Una sentinella nel ciclo integrato dei rifiuti, nel segmento dello smaltimento e trattamento dei rifiuti, una sentinella di natura pubblica è necessario per tutto.